dobbiamo partire da dei punti ben certi. Il primo è che giochiamo contro Venezia, ma sarà assolutamente un'altra partita. Sarà assolutamente un'altra partita perché si gioca in un campo diverso, perché si gioca per una competizione diversa. Non è la finale di Torino, è il campionato, per cui dobbiamo assolutamente aspettarci una squadra, intendo l'umana, più pronta, perché gioca in casa, perché comunque vivrà questa preparazione di partita con il ricordo di Torino, perché saranno diverse anche probabilmente le proposte tecniche, tattiche, e dobbiamo resettare l'appuntamento di Torino, lo dobbiamo fare in assoluto, perché abbiamo giocato una competizione che ha designato un vincitore della competizione stessa, dobbiamo resettare quell'esperienza, dobbiamo rimettere la nostra attenzione sul campionato. Una partita che vale tanto, ha un peso specifico più importante della normalità, anche di questo dobbiamo avere certezza e consapevolezza, perché Venezia ha vinto l'andata a Pesaro, perché oggi siamo pari in classifica, perché siamo entrambe alla ricerca da giocare, anzi un recupero, perché siamo una delle poche squadre che hanno, entrambe le squadre hanno già avuto il turno di riposo, quindi una situazione paritetica che noi dobbiamo scollinare, spareggiare, giocando una partita importante a Venezia. Venezia l'abbiamo già presentata una settimana fa, quindi dobbiamo solo semplicemente ricordare quanto è il talento decisivo dei tre esterni americani, e ribadisco che Clark lo intendo come americano al 100%, al di là del suo status di passaporto, perché è comunque una squadra che può giocare con un'ala piccola fissa nel 4 come Tamás Lay, perché nel 5 può giocare Sevcin, che in realtà è un 4 perimetrale, quindi anche tante variabili tecniche e tattiche supportate da una turnazione di giocatori nel campo che possono creare problemi a noi, e fronte ai potenziali virtuali problemi dobbiamo dare massima attenzione a ogni singolo possesso, che sia attacco che sia difesa.